informare i cittadini, i turisti, i portatori di interesse, gli organi di informazione e le istituzioni tutte sugli interventi pubblici per la ricostruzione del capoluogo abruzzese e dei comuni del cratere, a partire dai monumenti più significativi della città dell'Aquila. E questo l'obiettivo della campagna di comunicazione I cantieri della ricostruzione pubblica, che è stata inaugurata nel capoluogo abruzzese. 38 pannelli espositivi mostra lungo il corso cittadino, sotto i portici in prossimità di Piazza Duomo, illustrano i principali interventi di ricostruzione del capoluogo abruzzese, dal Palazzo del Governo fino alla Basilica di San Bernardino, per poi passare dal Palazzo di Giustizia di via 20 Settembre, una delle strade cittadine più danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009. Alla cerimonia di inaugurazione, che si è svolta all'Aquila, hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto: assessorato alla ricostruzione dei beni culturali del Comune dell'Aquila, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, Ufficio beni culturali dell'Arcidiocesi dell'Aquila, Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, e il vice commissario delegato alla tutela dei beni culturali, commissario vicario alla ricostruzione per la struttura della gestione emergenza. Un progetto pensato, realizzato e condiviso per illustrare ai cittadini cosa si sta facendo praticamente qui all'Aquila. Sì, certo, noi abbiamo la necessità e la volontà di far sapere a tutti quello che si sta facendo, che non è la soluzione di tutti i problemi, però è l'inizio della ricostruzione, e questa è una cosa che è molto importante e credo che la città debba saperlo. Quali sono le finalità di questo importante progetto? Ma le finalità credo che siano abbastanza visibili, cioè quello di dare compiuta informazione alla cittadinanza, ma anche a chi viene all'Aquila per vedere un po' qual è lo stato della ricostruzione, dare un po' l'informazione su quello che è stato fatto, quello che si sta facendo. Questo attiene chiaramente agli interventi pubblici e secondo me è uno degli aspetti più importanti, perché comunque la ricostruzione sociale della città passa anche per gli interventi pubblici, cioè per i luoghi di aggregazione, per i luoghi simbolo della città, oltre che chiaramente per le case.